Bologna Inside, domenica 26 maggio dalle 8 alle 22 ci sarà a Bologna il referendum per la scuola. Chi voterà A sarà contro il finanziamento, chi voterà invece B sarà per il finanziamento delle scuole private. Il voto... Per dare i soldi alla scuola o no? Per finanziare o non finanziare? Niente finanziare scuole private, niente, la pubblica. Finanzi qualcos'altro. Il dottor Tamba, per il referendum del 26 maggio voterà A o B? B. Perché? Perché, a parte che ho un figlio in una scuola cattolica, credo che il referendum sia impostato anche in maniera non propriamente corretta. Cioè? Cioè, è un'interpretazione anche dell'articolo 33 della Costituzione, non parla, dove parla di Stato, mentre invece qui siamo in un'amministrazione pubblica, ma il comune non è lo Stato. In ogni caso, il venir meno di quel tipo di finanziamenti non è che costerà meno il comune, perché se poi il comune deve finanziare altre strutture per ricettive per questi bambini, forse va anche a spendere di più. In ogni caso B. O B. Posso fare una canzoncina? Canta, qui, canta. Sono andato alla capanna per vedere cosa c'è. C'è un bambino con la mamma che gli fa la ninna nanna. Se io avessi un biscottino da donare a quel bambino, il biscottino gli darò e A voterò. Allora abbiamo Eugenio, padre addirittura di tre figli. Voterai A o B? Voterò B. Perché? I miei figli vanno tutti alla scuola pubblica, però penso che come è organizzato questo referendum consultivo è una cosa molto provocatoria, che non vuole assolutamente cercare di trovare una soluzione al problema, vuole soltanto creare delle contrapposizioni. Perché io, il mio figlio piccolo, non aveva trovato posto alla materna pubblica, l'ho messo con una materna convenzionata con lo Stato, col comune, solo perché non aveva trovato posto e non avrei potuto permettermi di metterlo in una privata. Quindi così. Quindi non è anche fatto bene questo referendum, non è chiaro. Secondo me può darsi che ci siano delle cose da mettere a posto, ma questo non è il modo. Sei trapiantata. Andrai a votare il 26 maggio per il referendum? Assolutamente sì. Voterai A o B? B. Perché? Perché secondo me gli aiuti devono essere verso non il privato ma il pubblico. Quindi il comune che appoggia il B dovrebbe mettere i soldi per qualche altra cosa di più importante secondo te? Secondo me sì. Tipo? Ma tipo anche iniziative che possono invece aiutare la cultura in qualche altro modo, cioè nel senso che secondo me la cultura è un bene per tutti e non va privatizzata. Quindi sei B? B. Allora, io voterò A per non dare i soldi, c'è andato una volta perché solo, non si possono fare queste particolarità, dare i soldi al codice e poi togliere il finanziamento pubblico. Per me è sbagliato, la scuola deve essere paritaria per tutti, non ci deve essere una scuola di serie A e una scuola di serie B. Io la penso così, la scuola deve essere libera per tutti. Io voterò per non dare i soldi alle scuole cattoliche. E lei va a votare? Vado a votare perché c'è l'articolo 33 della Costituzione che dice che la scuola privata è ammessa, però deve essere finanziata con i soldi dello Stato. Chi vuole la scuola privata va e se la paga. Come all'estero. Come tutti i paesi, diciamo, dove c'è una netta distinzione fra privato e pubblico. La scuola privata se la paga, chi ci vuole andare? E soprattutto poi quei soldi si risparmiano, no? Dal finanziamento delle scuole private, perché in Italia l'università è finanziata privata dallo Stato, tutte le scuole sono finanziate. Con quei soldi si potrebbe rendere la scuola pubblica più efficiente, anziché tagliare.